Ciao a tutti, in amore evita di illuderti. Una delle cose che facciamo spesso abitualmente è illuderci in amore, perché l'innamoramento genera dei meccanismi proiettivi e allora ci piace illuderci, ad esempio, di essere amati anche quando di fatto non veniamo amati o veniamo rifiutati, magari non completamente, però parzialmente. E questo è uno dei meccanismi peggiori perché è la via regia di accesso, diciamo così, alle polpette avvelenate emotive. Perché nel momento in cui tu ti illudi, proietti, diciamo, la tua esigenza, ad esempio, di essere amato, la vedi nella persona che in realtà non ti sta dando amore, in realtà la tua esigenza di essere amato è un'esigenza cognitiva, logico-razionale, ma la tua esigenza emotiva è quella di non essere amato, magari di ricevere indifferenza, di ricevere rifiuto. E allora succede questo, che la parte emotiva va a, come dire, destrutturare la sfera logica illudendola, dandole il contentino. E allora la parte logico-razionale per un fenomeno che si chiama dissonanza cognitiva va a cercarsi tutte le motivazioni più assurde, più strane, cioè entra in uno stato praticamente delirante, di illusione. E questo, appunto, facilita il fatto che continueremo ad alimentarci poi di polpette avvelenate emotive, quindi che sono appunto il rifiuto. È ovvio che poi la parte logico-razionale, cioè noi stessi, la parte con la quale ci identifichiamo, entreremo anche in sofferenza, perché poi l'illusione diventa una speranza, perché poi, insomma, per la parte logica 2 più 2 comunque fa 4, no? E quindi quando vedi una realtà in cui sei preso in giro, magari c'è un antagonista, c'è un'altra persona, sono dei tradimenti, eccetera, non è che puoi rifiutare, però si illude che le cose possano cambiare. Questa è l'illusione poi più subdola che ti tiene legato in una situazione che poi invece dovresti chiudere. Quindi l'illusione che le cose potrebbero cambiare, che le cose potrebbero migliorare, mantenendo sempre, tra l'altro, tu lo stesso tipo di comportamento, quindi andando a inseguire, ad esempio, essendo disponibile. E così le cose non cambieranno mai. L'unico modo per poter cambiare le cose è smettere di illudersi. E quando tu ti smetti di illudere, devi ribaltare la frittata e trovare l'energia emotiva nel chiudere la storia, nel rifiutare tu l'altra persona. E devi nutrirti di questa emozione. Potremmo dire di un'emozione anche narcisistica, se vogliamo, anche un'emozione egocentrica che però in quel momento lì preciso e positiva ti nutri di orgoglio. Questo è la mia alimentazione emotiva nel chiuderti, nel rifiutarti, nel dirti vaffanculo, per esempio. E quindi in quel momento lì allora vai a spezzare l'illusione, perché in quel momento lì allora anche la sfera cognitiva andrà a capire, a elaborare e la realtà verrà vista per quello che è. A quel punto lì puoi anche invertire la situazione, perché comunque anche un cane che all'osso non gli piaceva tanto, ma nel momento in cui glielo sottraggono potrebbe trovarlo più interessante. Però devi riuscire, per fare questo, a eliminarti i blocchi emotivi che ti impediscono di fare quello, perché la commutazione deve avvenire in modo tale da, come dire, insegnare alla parte emotiva anziché nutrirsi di rifiuto, ad esempio, nutrirsi di orgoglio, anziché nutrirsi di paura dell'abbandono, nutrirsi di forza interiore. Questo è il cambio che va fatto. Se vuoi approfondire questo argomento, venerdì 17 marzo farò a Torino un corso proprio su come eliminare i blocchi emotivi per conquistare gli altri. Se sei interessato o interessata, venerdì 17 marzo, ora 20:45 a Torino, in corso 3013 presso l'educatore della Provvidenza. Le info comunque le metto nel box e il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me e potrai scegliere se fare dal vivo o se fare via video. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!